Vice Sindaco, ripartiranno le vaccinazioni Covid, parliamo della seconda dose, quindi Pfizer, vaccini Pfizer per gli over 80. Sì, partirà dal 23 al 26 nelle medesime sedi dove è stata fatta la prima vaccinazione per gli ultraottantenni. A partire da oggi pomeriggio i dipendenti comunali inizieranno a chiamare i nostri concittadini, gli ultraottantenni, per confermare, per indicare la data, il luogo e l'orario dove praticamente sottoporsi alla seconda vaccinazione. In questa fase non c'è possibilità di poter inserire nuovi soggetti da vaccinare, quindi le prime dosi, ma sarà solamente per le seconde dosi. Siccome rispetto alla prima vaccinazione si è ridotto di una giornata, abbiamo aumentato l'orario delle vaccinazioni, quindi si concluderanno alle 18 della sera anziché alle 17. Questa è Si l'unica partirà la mattina. dalla mattina, dalle 9, diciamo, momento in cui arriveranno i medici sanitari, per poi partire intorno alle 10, per poi finire alle 18 della sera. Dicevo semplicemente che questa attività viene svolta sempre con la collaborazione della Protezione Civile, della ASL e un po' di tutto il terzo settore che si mette a disposizione per questa organizzazione. Avete aumentato il numero delle postazioni o sono sempre Sono quelle? sempre le stesse: il Pala Scapriano, la Sala Ipogea, la Scuola dei Geometri e il Palazzetto dello Sport di San Nicolò, anche per facilitare sotto un profilo di come sono andate diciamo, andata la prima dose, di ripristinare, diciamo, di ripetere le stesse condizioni per i cittadini, quindi torneranno nello stesso luogo dove sono già stati. Senta, Vice Sindaco, però ci sono anche delle code in precedenza accumulate forse di qualche Sì, anziano over 80 che ancora fa la prima dose. e con la ASL abbiamo condiviso, perché l'ASL ha anche un problema di numero di vaccini a disposizione, di somministrare la prima dose in un'altra data, in un altro Quindi dopo momento, il che sarà, 26. sì, dopo il 26, che sarà comunicata dalla ASL, e quindi tecnicamente ci sarà questa somministrazione della prima dose. Quindi ripetiamo, gli anziani saranno chiamati. Saranno chiamati telefonicamente tutti quanti per poter indicare la data, il luogo, il giorno in cui sottoporsi alla seconda dose, quindi così come è avvenuto per la prima dose. Non cambia nulla rispetto a quello che si è già verificato, semplicemente la disponibilità anche sabato e domenica a rispondere al telefono per poter confermare le date e quindi per poter predisporre l'afflusso delle persone alle sedi di vaccinazione senza che si creino, insomma, assembramenti e che si creino delle file interminabili.